Ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Anche oggi voglio proporvi qualche idea carina per i regali di Natale. Ho già registrato un altro video che ho già pubblicato. Se ancora non l'avete visto, ve lo lascio qui nelle schede dove vi mostravo alcune idee regali per il Natale. Quasi tutti i regali erano per le ragazze, erano selezionati insomma per le femmine. E anche in questo video alla fine ho selezionato quasi tutto per le donne. Poveri maschietti, per loro è sempre difficile scegliere i regali. Non so voi, ma io quando devo regalare qualcosa a un ragazzo faccio sempre molta più fatica a un uomo. Invece per le donne trovo sempre un sacco di idee, un sacco di spunti, un sacco di cose carine. Con i maschi invece devo sempre girare tantissimo prima di trovare qualcosa di carino. E Ste questo lo sa molto molto bene. Direi subito di partire perché anche stavolta ho selezionato un bel po' di cosine. Quindi partiamo subito. Come prima idea regalo vi propongo gli orologi Daniel Wellington, che secondo me sono davvero molto belli e questa è sicuramente un'alternativa valida non solo per le ragazze ma anche per i ragazzi. Finalmente c'è qualcosa anche da regalare ai nostri fidanzati, fratelli, papà, eccetera. Gli orologi Daniel Wellington, lo sapete, mi piacciono tantissimo, li utilizzo veramente quasi tutti i giorni, quotidianamente. Ma già questo maglioncino che continua a salirmi, però mi piace un sacco, cioè guardate che bello. Comunque, questi sono appunto gli orologi che ho io e sono questo tutto in acciaio, che secondo me è molto bello, super elegante, con il quadrante piccolino. Questo ovviamente è per le ragazze. Poi c'è questa versione che è il classic black con la ghiera rose gold. Questa è la misura più piccolina e anche questo è più indicato per le donne. Poi c'è questo che è il primissimo orologio di Daniel Wellington che ho ricevuto anni fa. Questo mi piace molto perché all'interno ci sono i brillantini, quindi anche questo lo trovo super raffinato, molto molto elegante. Non so però se questo sul sito c'è ancora disponibile perché appunto ha un po' di anni. E l'altro modello che vi propongo è questo, che a differenza di tutti gli altri è il modello da uomo, in realtà lo trovate nella categoria orologi da uomo. Anche questo è classic black, però al quadrante argento e non rose gold. È una misura, mi sembra, 42 mm, se non sbaglio, 40-42 mm. Davvero mi piacciono un sacco gli orologi Daniel Wellington, secondo me sono una bellissima idea regalo, sono quel modello di orologio che portano veramente tutti, li vedo indosso a un sacco di ragazzi, di ragazze, perché comunque è un orologio molto classico, però elegante, che sta bene con tutti i tipi di look, da quelli più sportivi a quelli più eleganti. Questo lo trovo sicuramente un regalo perfetto da fare o al proprio fidanzato o al proprio papà. Come fascia di prezzo siamo su una fascia media, ci giriamo intorno ai 159 euro. Inoltre un codice sconto per voi del 15% già da Xmas, se volete regalarlo al vostro fidanzato, al vostro migliore amico, al vostro fratello, al vostro papà, insomma potete usufruire del 15% di sconto. O invece se volete autoregalarvelo o farvelo regalare, insomma potete comunque usufruire del 15% di sconto. E insomma io da quando li ho non si sono mai rovinati, sono ancora perfettamente funzionanti e quindi non posso che non consigliarveli. Un altro regalo che mi sento di consigliarvi è la Tangle Teaser. Tra l'altro adesso la Sephora l'ho vista con i glitter, quindi perfetta per il Natale. È la mia spazzola preferita in assoluto, questo ormai ce l'ho da 2-3 anni, mi ci trovo benissimo e lo utilizzo sempre sui miei capelli, specialmente dopo averli lavati, quindi da capelli bagnati, non asciutti. È fantastica perché non li va a spezzare, non li rovina, è veramente la mia spazzola preferita in assoluto, quindi non posso che non menzionarla e inserirla come regalo di Natale, perché secondo me fate un regalo veramente super super apprezzato. Sono stata, come vi dicevo nel video precedente dei regali di Natale, da Sephora perché appunto c'era il 20% di sconto, poi però in negozio ho scoperto che il 20% di sconto era su tutto tranne i prodotti di Sephora, tranne Kat Von D, Becca, Huda Beauty, insomma alcuni dei brand più nuovi, tra cui appunto Sephora, quindi le cose che ho preso le ho pagate tutte a prezzo pieno. Non vi faccio vedere tutto quello che ho acquistato, ma soltanto quei prodotti che secondo me sono perfetti da utilizzare anche come idea regalo, come regali per il Natale. E parto proprio da questo bagno schiuma al profumo di fiori di cotone, che sinceramente tra tutte le profumazioni che ha Sephora non è proprio una delle mie preferite, cioè non mi dispiace, ma ne preferisco altre come la vaniglia o il cioccolato. E in edizione limitata proprio per questo Natale, quindi con la confezione il pack, tutto così con le stelline e la volpe rose gold degli alberi di Natale, potete trovare insomma soltanto nella profumazione fiori di cotone.
Questo è appunto il bagnoschiuma, secondo me la confezione si presenta davvero benissimo con la sciarpetta intorno all'erogatore. Questo, se non sbaglio, costa 7,90€, un buon prezzo, ci sono 260 ml di prodotto. Questa la trovo davvero un'idea perfetta da fare come regalo di Natale, anche perché poi il patch è troppo troppo bello. E un'altra combo secondo me davvero molto interessante da regalare è il sapone per mani, sempre della collezione in edizione limitata, anche questo sempre al profumo di fiori di cotone. Anche qua guardate la confezione, il barattolino secondo me è davvero molto molto bello, ci sono all'interno anche dei glitter dorati, perfetto da regalare secondo me con questa crema mani, sempre al profumo di fiori di cotone. Qua ci sono all'interno 50 ml di prodotto, mentre nel sapone per mani 240 ml di prodotto. Secondo me questa è davvero una combo perfetta da utilizzare, insomma da fare come regalo di Natale. Cioè, mi piacerebbe un sacco ricevere il sapone per mani abbinato alla crema mani, anche perché si sa che in inverno le mani sono sempre molto secche. Questa la trovo una combo perfetta, 4,90€ il sapone per mani e la crema mani forse più o meno su quella cifra, quindi siete sotto i 10€ e fate uno splendido regalo. Un'altra alternativa può essere invece la mousse da utilizzare sotto la doccia, questa l'ho pagata 9,90€, fa sempre parte della collezione in edizione limitata per il Natale di Sephora. Anche questa secondo me è davvero una bellissima idea regalo, anche qua il pack molto bello, sempre con la solita volpina in rose gold e tutti questi alberi di Natale troppo troppo natalizia. Un'altra idea regalo che voglio proporvi è il mini Better Than Sex della Too Faced. Questo è sicuramente il mio mascara preferito in assoluto e quando lo acquisto lo prendo sempre in mini taglia, e adesso da Sephora potete trovarlo confezionato in questo modo. Costa 10,90€, però se andate da Sephora fino al 20 dicembre c'è il 20% di sconto, quindi lo pagate meno di 9€, ed è confezionato in questo modo carinissimo, potete appenderlo anche all'albero di Natale, cosa che farò io. Poi c'è anche il bigliettino dove poter scrivere il nome di chi riceverà questo regalino. Questo mascara davvero super eccezionale, cioè io lo adoro e ci tenevo insomma a mostrarvi, a farvi vedere come è confezionato adesso, come lo potete trovare da Sephora con meno di 10€, fate un regalo che è veramente super apprezzato. E poi c'è la confezione, è troppo troppo bella. Un'altra idea bellissima secondo me da regalare, questa l'ho vista sempre da Sephora però non l'ho acquistata, è questo cracker di Tony Moly. All'interno ci sono tre maschere in tessuto per il viso e questo regalo perfetto da fare per quelle persone che amano un sacco fare le maschere e che amano i prodotti coreani, cioè questo sarebbe proprio per loro il regalo perfetto. Costa 12,90€. Un altro cracker che mi è piaciuto un sacco è questo di Too Faced, ha all'interno il famosissimo mascara sempre in versione mini size, un rossetto melted, un primer per gli occhi e anche una spilletta Too Faced. Questo costa leggermente di più, 23,50€, quindi se avete un budget intorno ai 25€, questo cracker lo trovo davvero perfetto. E anche in questa lista delle idee dei regali di Natale voglio menzionarvi una tazza. Questa l'ho trovata sul sito di ASOS, è Chicco, è la tazza di Chicco della Bella e la Bestia. Questa costa un pochettino di più, 16,99€, 17€, però per tutte le amanti della tazza, cioè questa non può assolutamente mancare. Un altro regalo secondo me che entra nella top 10 delle ipotetiche idee regalo è il pigiama. Chi di voi non ha mai ricevuto un pigiama dalla mamma, dalla nonna, dalla zia per Natale o chi se l'è autoregalato? Io tutti gli anni puntualmente ricevo un pigiama e se non me lo regalano me lo compro io, perché ogni anno se ne escono con dei pigiami super natalizi molto belli e quindi cado sempre in tentazione. Quello che ho visto quest'anno che mi piace molto è questo di Oysho con la renna, c'è la renna nella maglietta nella parte di sopra che viene sui 25€, e poi c'è il pantalone che si acquista separatamente, quello siamo sui 23€, tutto bianco con disegnate le renne se non ricordo male, comunque vi metto la foto qua da qualche parte. Effettivamente 50€ per un pigiama non è proprio poco, i pigiami di Oysho hanno un prezzo abbastanza elevato a mio avviso e raramente li compro da loro, però ogni tanto mi capita e devo dire che comunque sono di qualità molto alta. Quelli che ho di Oysho non si sono mai rovinati, sono sempre rimasti belli anche con i vari lavaggi. Ma comunque il pigiama in generale, questo che vi ho menzionato o magari altri potete vedere anche da Tezenis, secondo me sono veramente una bellissima idea regalo da fare o alla mamma o alla sorella o magari anche a un'amica. Sempre restando tema cose per la notte, un'altra idea regalo secondo me bellissima, super personalizzabile, sono questi cuscini che mi ha mandato, queste fodere che mi ha mandato una ragazza che si chiama Monica, vi lascio il suo profilo, la pagina del suo profilo Instagram qua sotto nell'info box. Lei realizza le fodere personalizzate, i copricuscini personalizzati e tante altre cose.
realizza tutto lei, cioè disegna tutto lei, è bravissima. A me ha mandato queste due fodere. Praticamente da un lato ci sono queste ciglia che mi piacciono un sacco, mentre dall'altro lato ha personalizzato la fodera per me, ha messo tutte queste stelline rosa. Ho chiesto io di mettere appunto delle stelline rosa e lei l'ha fatto. E poi ha messo anche questa scritta: solo chi sogna impara a volare, GF le mie iniziali. Non so se riuscite a vedere se si vede bene, comunque sono fatte davvero benissimo, la grafica è pazzesca. E poi ha fatto la stessa fodera soltanto con le iniziali SB, le iniziali di Sti. Questo è sicuramente uno dei regali più apprezzati proprio perché è personalizzato, potete regalarlo alla vostra amica magari con una frase in particolare che vi può tenere unite, oppure le vostre iniziali, o anche come in questo caso le ha fatte per me Sti con la mia iniziale e la sua iniziale, cioè sono fatte benissimo, anche la qualità, cioè il tessuto della fodera stessa è molto 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 buona. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata alla sua pagina perché è davvero bravissima. Potete personalizzare qualsiasi cosa, potete scegliere che colore, che cosa scrivere, che colore utilizzare, quale figura mettere, se le stelline, una nuvola, una bambolina, davvero di tutto e di più, potete scegliere qualsiasi cosa. E questa sicuramente tra tutte le idee che vi ho mostrato è forse quella più bella, proprio perché è personalizzabile e potete scegliere davvero tutto voi. E poi lei è bravissima, quindi mi raccomando, andate a curiosare la sua pagina Instagram che è Mochi Idea, comunque vi lascio il link qua sotto nell'info box. E l'ultima idea regalo che voglio proporvi sono questi cofanetti che ha lanciato Puro Bio proprio per questo Natale. Cioè, innanzitutto la scatolina stessa è troppo bella, è una scatola con questo fiocchetto nero, la scritta Puro Bio. Ci sono tre opzioni, tre varianti. In uno abbiamo un eyeliner nero e un mascara in full size, davvero bellissimi questi cofanetti, già solo la confezione esterna è bellissima. Poi in quest'altro cofanetto invece vediamo cos'è contenuto. In questo cofanetto, ok, ci sono le tinte labbra, abbiamo la tinta numero 04, che è quella successiva a quella che sto indossando adesso, che però avendo le labbra molto secche, molto screpolate, mi si sono fatte un po' le pellicine. E poi dall'altra invece abbiamo sempre il lip gloss, quindi la tinta labbra, e volendo possiamo rendere la tinta labbra lucida con il lip gloss. E l'ultimo cofanetto invece ha il mascara, però un mascara diverso dall'altro. Questo è il mascara LAM, questo l'ho già provato. E poi c'è la matita nera. Quindi abbiamo due cofanetti indicati per quelle donne, per le amiche che si truccano maggiormente gli occhi, e invece un altro cofanetto per quelle persone che preferiscono, che utilizzano di più prodotti per le labbra. Io ad esempio preferirei ricevere un mascara e una matita o il mascara e l'eyeliner rispetto ai prodotti per labbra, perché sinceramente li utilizzo un po' meno. Niente, comunque vi ho mostrato anche in questo video alcune idee regalo per il Natale. Fatevi sapere se voi avete già iniziato a fare gli acquisti, avete già preso i regali di Natale. Io ho iniziato a prendere qualcosina, però mi mancano ancora tanti regali da fare, quindi adesso mi rimbocco le maniche e inizio insomma ad andare alla ricerca. Ho già delle idee, però devo ancora in sostanza acquistare tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così come sempre vi invito a mettere un bel pollice in su e ad iscrivervi al canale. Io vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!